montagne, sì. Guarda che belle. Ma quando per race. Attenzione, vediamo la curva, guarda come fa la curva. Abbiamo iniziato già con una bella figura di me. Ho messo in prima senza tirare su il cavalletto, perché stavo ovviamente sacramentando coi guanti, perché non si sa perché il mignolo non deve entrare. Entra ma si incastra con l'imbottitura interna e sto già sudando. Già sto sudando perché devi cristare, in più c'è il sole addosso. Effettivamente adesso voi direte: allora, quando fa freddo, quando c'è il sole, non ti va bene niente? No! Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul canale Passione Motori. In questo nuovo video andremo a fare una bellissima gita insieme a Riccardo, che ha comprato la moto nuova, Gian, che ha comprato la moto nuova, e probabilmente qualche altro bomber che segue Telegram e si unirà a noi. Se non si è unito, forse è perché ho avvisato stanotte a luna di notte, quindi magari non hanno fatto in tempo a leggerlo, lo so, sono un co. Quindi ora andiamo a Sesto San Giovanni ad incontrarci al Toy Center con Riccardo e poi ci incontreremo con tutti gli altri. È una giornata bellissima, veramente fantastica. Ieri pioveva, che Dio la mandava, come dice mia nonna. Domani pioverà, che Dio la manderà, ma oggi fortunatamente c'è il sole, cosa rarissima, perché io e Riccardo ci siamo messi d'accordo di fare un giro tipo 2 settimane fa. Abbiamo visto la pioggia e abbiamo detto: beh, abbiamo già capito. Invece oggi c'è il sole. Devo fare tangenziale. Ci vediamo quando arrivo da Riccardo. Molto bene, siamo arrivati. Riccardo ovviamente è in ritardo, ma abbiamo 3 bombers già qui che ci aspettavano. In realtà sono in ritardo anch'io di 10 minuti, però pazienza, aspettiamo Riccardo. Molto molto bene, abbiamo un po' di gente qua. Siamo partiti, abbiamo dietro di noi tutti i nostri followers. Siamo 5-6 moto, adesso non mi ricordo. Ho sentito di qualche ragazzo che ha balzato l'università per venire. Ha fatto molto bene, mi ha dato un cappello in bocca. Che m***a. Già vediamo in lontananza le montagne e la cosa già mi rende contento. Il tempo sembra veramente bello, speriamo mantenga. In galleria. Ah sì, verso le montagne, guarda che belle. Ma quando c***o è race, tutto intutato. Attenzione, vediamo la curva, guarda come fa la curva. Attenzione, guardalo, guardalo. Madonna come piglia la curva, Mister Riccardo. Che spettacolo, guarda che mountains. Attenzione, si mette al lato giusto della curva per prenderla come Cristo comanda. Strada un po' deformata, la sentiamo sotto le nostre gomme. Questo si sta spostando di qua, quindi ci dobbiamo rispostare noi di là. Ed eccoci, vai che la facciamo fuori sta c***o di benzina. Facci godere questo CBR, perché questa è la moto nuova che ha preso, signori. 120 cavalli di pura emozione. Ok, siamo in galleria, c'è un bel bordello. Sentite, questa secondo me è l'altra Z. Senti, senti, senti che roba, è uguale alla mia. Ok, teoricamente qua iniziano le strade un pochettino più belline. Non ci sono veramente mai stato qua. E guardate che spettacolo. Cioè siamo proprio in mezzo alle montagne. Qua era da un sacco che non le vedevo non innevate. Oh, non c'è nessuno. Galleria sarà più di 2 chilometri. Madò, non si finisce mai.
Porco diaz, non l'ho visto. Mi sono anche distrutto i maroni sul serbatoio. Mamma, che male le palle. Sapete quando picchiate le palle e poi vi inizia a far male la pancia? Perché proprio l'avete scassate proprio per bene. Ecco, me le sono appena distrutte, mamma mia. Molto bene, abbiamo perso Riccardo. C'è un asino. Molto bene. Riccardo è tornato. Si era andato a fare un giretto, dai, mettiamola così. C'è il sole potentissimo dietro di me che quindi mi spara flash agli occhi, perché la plastica qui del portatelefono rifrange la luce. Quindi non solo mi acceca, ma non vedo neanche dove dobbiamo andare. Obbligo di pneumatici invernali 6. Madonna, quanta neve c'è lì sopra. Oh mio Dio. Allora, io non voglio fare la fine di Sinna, che fa i giri moto e si ritrova dentro la neve con le anziane che arrivano con la zaffira e slittano e tra un poco lo tirano sotto, eh. Cioè, sta strada era fantastica. Siamo in mezzo alle casette di montagna. C'è la strada bellissima e ci siamo trovati davanti non uno ma due camion. Mamma mia, quanto ho sofferto lì dietro. Ci siamo tutti? Spero di sì. La GoPro sta andando? Spero di sì. Tutto una speranza qua. Ok, mo che siamo arrivati qua. Vedete? Mai fidarsi di Riccardo per le strade. Qua dentro il box di qualcuno. Va che dice che qua siamo arrivati. Beh, era carina la strada. Ma va. Dove sono le cascate? I daini? E gli elefanti? Dopo questa piccola sosta. La madonna, il pullman. Meno male che abbiamo la moto. Ah, due pullman. Rifacciamo la strada che abbiamo fatto a salire. Sperando non ci sia traffico, torniamo giù verso Lecco e vediamo lì se troviamo un barettino, perché io sinceramente qualcosa me lo mangerei. Ah, che bella l'aria, sì, che mi entra dentro, mi sta rinfrescando tutto. Veramente uno spettacolo comunque. Ah, non mi ero accorto che Farrugia voleva scannare così tanto. Molto bene. Miseria. Vai, 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 vai. Ok, qua c'è il pezzo bellino. Vai. Stavo un attimo concentrando alla guida ed è difficilissimo guidare e parlare, cioè guidare tranquilli si può fare, guidare in modo un pochettino, diciamo, sportivo diventa complicata la situazione. Allora, devo dire che è sicuramente bello godersi, diciamo, le strade con la propria moto, però il contorno, cioè avere dei bei posti da visitare, è sicuramente... Adesso poi che non è più bagnato per terra, senti come tengono le gomme. Oggi è un venerdì. Infatti, come vi dicevo, alcuni di loro hanno balzato l'università per farsi sto giro in moto. Io tra l'altro l'università non l'ho mai fatta, cioè ho finito le superiori e sono andato a lavorare. Quindi non ho idea di che cosa si provi ad andare all'università, se è bello, brutto oppure... boh. Mamma mia, devo ancora abituarmi a sta moto. Brava, fai le foto. Domani, che è sabato, penso di iniziare un weekend vlog dove vi mostrerò appunto il concessionario Mercedes dove andremo e dove mi incontrerò anche con i fan e dove gareggerò sui simulatori contro di loro, mentre domenica andrò in mezzo alla neve in macchina a delle terme fantastiche, quindi vloggerò anche lì. Tracce oleose? Ma come? È normale che ci sia olio su questa strada? Sì, ma dai però, cioè, adesso scendo e vi spingo, volete una mano? Vi do uno spintino? 17 all'ora? Io non ci credo. Ho capito perché c'è tutta questa fila. Perché qualcuno si è fatto portare a casa la spesa dell'Esselunga. Ma vai a prendertela in c***o.
Ne ha intasato tutto quel c***o di camion. Ma digli che non gliela porti, no? Puoi mai fare queste strade di merda per portargliela? Digli di no. Sì, ma ho detto andiamo di venerdì che non c'è nessuno. Guarda qua, guarda qua. Ma neanche in centro a Milano c'è sta roba. Puoi solo seguire le mie orme, io ti posso offrire le mie ombre. Non le calpestare o poi non capirai. Baby, vieni da sotto, io non scendo mai. No, no.